Palla lunga in avanti. Provano a partire in velocità. Aubameyang. Un'entrata in scivolata da manuale. Sventa la minaccia. La gioca a sinistra. Cerca un varco con un pallone lungo. C'è l'opportunità per il contropiede. Bonucci la fa sua. Calibra un bel pallone. Da lì può segnare. Tenta la conclusione. Insacca le spalle del portiere. Il pareggio era nell'aria. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Perfetto a parità dunque. Sapevamo che sarebbe stata una gara combattuta. Eccone la prova. Mbappé. Ecco Griezmann. Luis Suarez. Colpisce. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Un contropiede micidiale. È stata veramente questione di secondi. Non hanno concesso alla difesa il tempo di riorganizzarsi. Erano sempre un passo avanti. La loro rapidità è stata fondamentale. Si rompe l'equilibrio e adesso la gara si fa interessante. Chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in... Griezmann! Grande parata di Oblak! Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fermo. Luis Suarez cercherà di sfruttare al meglio questa occasione. Luis Suarez! È incredibile! Dall'incredibile! Che gol fantastico! Gli avversari possono solo prendere il numero di targa a questo punto. Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le firme di tutti i giocatori. È praticamente immarcabile. Tripletta super meritata. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. La gioca in profondità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Il Monaco sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo li pressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Wijnaldum. Ci hanno provato, non sono stati in grado però di portarsi in avanti. Ottimo il fraseggio. Luis Suarez. Prova a verticalizzare. Costringe l'avversario al fallo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E passa. Pallone raso. Conclusione. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Segnare allo scadere può essere importante anche e soprattutto psicologicamente. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Ecco cosa succede a lasciare spazio a un giocatore delle sue caratteristiche. La difesa poteva marcarlo molto, molto meglio. Griezmann! Pallone lungo in verticale. Luis Suarez. Aubameyang. Mohamed Salah. Mostrano un buon controllo del gioco. Lewandowski allarga il gioco sulle fasce. È stato un bel primo tempo. Non sempre abbiamo la fortuna di commentare partite come questa. Per i tifosi delle due squadre la tensione è forse insostenibile, ma per gli amanti del calcio neutrali è uno spettacolo per gli occhi. Partita bella, intensa, di quelle che vorresti non finissero mai. 3-2 e siamo soltanto a metà gara. Prime fasi della ripresa già in corso. Pronto! È un grande riflesso qui! Che grande parata!
Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Salta e colpisce di testa. E il pallone finisce in rete. Due gol di scarto tra loro gli avversari adesso. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo di testa. Aubameyang. Perfetta la parata. Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Coman. Mohamed. Bella parata. Allan. McTominay. Didi. In avanti, vuol far salire i compagni. Lungo passaggio in avanti. Occasione per il contropiede. Mohamed Salah. Ecco il tiro. Palla dentro, c'è il gol. E hanno trovato subito gol in questo avvio di ripresa. Hanno cambiato passo. La conclusione è stata bella, ma è l'idea di giocarla così che mi ha entusiasmato. Si ricomincia con un solo gol di scarto. Il secondo tempo è appena cominciato e ora gli basta un solo gol per tornare in corsa. Ha spaventato la difesa, sì, ma non si può fare sempre tutto da soli. C'erano buone opzioni di passaggio. Gli attaccanti non tornano ad aiutare la difesa e mi sembra che sia una scelta voluta, non un caso. Sì, penso anch'io che sia così. Le squadre che cercano di sfruttare al massimo il contropiede tendono a fare così. Hanno bisogno di uomini freschi là davanti, pronti a smarcarsi e a ricevere il passaggio per andare in porta. Avanza verso l'area. Cioè ci prova. E un saltano. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E si riparte con due gol di vantaggio. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara e ora anche il pubblico spinge per vederli chiudere la partita. Aubameyang. Sergio Ramos. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Luis Suarez. Ecco Luis Suarez. E la palla, devi approfittarne. Griezmann. Ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Sicuri in fase di palleggio. Griezmann. Passaggio filtrante per Luis Suarez. Luis Suarez. Il portiere dice di no. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Jordi Alba. Palla filtrante per Lewandowski. Tenta. Idea buona, precisione no. Hanno proprio bisogno dell'iniezione di fiducia che gli darebbe un gol. Lo cercano un po' da tutte le distanze. Scodella in avanti. C'è la palla lunga, in avanti. Pallone buono per la sua iniziativa offensiva. Si libera alla grande. Interviene senza pensarci due volte. Intervento deciso. Tutto regolare secondo l'arbitro. Aubameyang. McTominay. Autore di una rete in questa partita. Cerca di pescare il compagno col filtrante. Non può sbagliare. Letteralmente affondato in area di rigore. Vediamo che succede. C'è la penalità massima. Come sempre in questi casi sale la tensione. Questa è un'occasione straordinaria per rendere ancora più evidente il vantaggio. E poteva essere un'occasione decisiva per aumentare il loro vantaggio. Avrebbe potuto chiudere il discorso qualificazione e lui lo sa. Lotta a perdere equilibrio. Griezmann. Opportunità di ripartire. Cerca lo spunto. Occhio. Grande parata di Oblak. Ha avuto un'ottima occasione e l'ha sprecata. Sembrano molto sicuri, hanno già segnato in questo modo.
e sarà rimessa con le mani. Allan, cross di Allan, e va, e l'estremo difensore si supera. Mbappé, e c'è il gol. 3 gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. Lewandowski, Allan. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Passaggio filtrato per Luis Suarez. Luis Suarez, grande occhio alla conclusione. Gol rete. E sembrano davvero non volersi fermare. È uscito vittorioso da questo duello. A tu per tu con il portiere, ha dimostrato il suo senso del gol. Quarto gol, ha fatto poker. Griezmann. Non si sono fatti impietosire dalla giornata notte degli avversari. Fabio, stanno cercando di migliorare le loro statistiche sulla differenza reti. D'altra parte nessuno degli avversari glielo sta impedendo. E loro è un dominio assoluto. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol visto come stanno giocando. Possibilità di chance, ottimo salvataggio. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui.